cucina di Sante Cattaneo. Ecco, quello che viviamo in questi tre giorni, ecco, è in sintonia con i nostri patroni che domani la Chiesa universale onora, i Santi Pietro e Paolo. Ecco, questa è una serata così di conversazione, senz'altro di illustrazione, ecco, dal punto di vista artistico, storico e simbolico del cuore del nostro presbiterio, abitato dall'opera ormai completamente restaurata e valorizzata della cattedra di San Pietro. Domani sera la presenza di Monsignor Domenico Sigalini, che celebrerà appunto il pontificale in questa occasione delle feste patronali. Domenica sera in San Girolamo un concerto d'organo, meglio una elevazione spirituale come da programma. E sono contento perché oltre la presenza di adulti, in questi giorni la chiesa è stata visitata da alcuni gruppi di ragazzi, stanno frequentando i GRES, quindi credo che sia quanto mai necessario, oltre che importante, che le giovani generazioni vengano proprio a prendere non soltanto atto, ma avere modo proprio di conoscere e quindi di apprezzare questo meraviglioso tempio, anche dal punto di vista culturale, molto molto prezioso. E quindi con i vari gruppi che si alternano, è stato giovedì mattina, altri giorni prossimo, ecco, facciamo in modo che vengano proprio a cogliere, anche soltanto in maniera limitata ma importante, quegli elementi che raccontano non soltanto la fede, ma anche direi quelle tradizioni nostre cattolinghesi all'interno evidentemente di un discorso molto più ampio che abbraccia, ecco, secoli di vita cristiana. E quindi adesso, ecco, cedo la parola volentieri, ecco, a Matteo, che farà come sempre la sua parte, poi a Vincenzo Chierotti, darò poi io alcune indicazioni per quanto riguarda la simbologia. Quindi diamo poi spazio a magari qualche condivisione che sarà un apporto davvero prezioso. Auguro una buona serata a tutti. Si sente bene? Non come la volta scorsa, quindi si sente bene. Allora, queste parole latine che vediamo in questa immagine riportano, terza, quarta, quinta, sesta riga, quella lapide che siamo abituati a vedere collocata nell'abside della chiesa parrocchiale all'esterno, una lapide romana. E concretamente questa immagine è un libro, un manoscritto di Felice Feliciano, uno studioso umanista che veronese, che nel 1463 trascrive per primo questa lapide. E quindi, diciamo, di ciò che noi abbiamo ancora nell'attuale chiesa parrocchiale di Bottolengo, questa probabilmente è la più antica attestazione scritta che abbiamo. E ci dice, nelle prime righe, che questa lapide romana si trova, adesso leggo sciogliendo anche le abbreviazioni che ci sono nel testo latino, in Gottolengo, in Ecclesia, in primo grado scalarum, quibus ascenditur altare maius, cioè a Gottolengo, nella chiesa, sul primo gradino delle scale che salgono all'altar maggiore. E siamo nel 1463. Ecco, però noi in realtà abbiamo notizia di questa chiesa già in precedenza, a partire da quella che è la realtà del monastero benedettino che si trova a Leno. Il monastero di Leno viene fondato nel 758 dal re Desiderio e per la prima volta in un diploma di re Berengario II nel 958, quindi 1070 anni fa circa, abbiamo nell'elenco dei possedimenti del monastero di Leno in Gotaringo Ecclesia Sancti Petri, ed è la prima volta che troviamo nominata questa chiesa di San Pietro in Gottolengo. Siamo nel 958, quindi 1070 anni fa circa.
E la chiesa quindi dipende dal monastero di Leno, quindi non è sotto la diretta amministrazione della diocesi di Brescia, ma dipende direttamente dall'abate di Leno. Successivamente, leggendo poi tutti i documenti che riguardano l'abbazia di Leno, abbiamo che nel 1150 la chiesa di San Pietro di Gottorengo diventa una chiesa battesimale, ossia non c'è più bisogno di andare a Leno per ricevere il battesimo, ma è un effetto strano sentirsi un eco così ritardato. Non c'è più bisogno di andare a Leno per ricevere il battesimo, ma c'è un fonte battesimale a Gottolengo e gli oli santi per l'amministrazione dei sacramenti vengono presi dal monastero di Leno, dove l'abate li benedice, quindi dipende in tutto e per tutto dall'abate di Leno. E siamo nel 1150, sono passati 200 anni dalla prima citazione di questa chiesa. Però il clero dipende ancora, anche se oramai qua viene amministrato il battesimo, il clero dipende ancora dall'abbazia di Leno, tant'è che i preti, i sacerdoti che qua operano vengono chiamati prepositi, cioè preposti dall'abate di Leno per gestire la comunità di Gottolengo, ed è probabilmente da questa configurazione che deriva ancora oggi il termine che noi utilizziamo per il parroco di Gottolengo, che appunto prevosto. Poi passano i secoli, l'abbazia di Leno cresce, poi decresce, ha fortune alterne, verso la fine del 400 viene trasformata in commenda, praticamente cala molto, diciamo, per quanto riguarda la sua autorità, viene affidata a un abate esterno, e la chiesa di Gottolengo ancora nel 1532, pur dipendendo da Leno, già viene chiamata parrocchia, quindi non è più semplicemente una chiesa battesimale, ma comincia, diciamo, a salire di grado, ecco. Pur essendo parrocchia, però dipende ancora comunque dall'abbazia di Leno. Finalmente, negli atti della visita del vescovo Bollani del 1566, lì invece chiaramente si dice che la parrocchia di Gottolengo dipende direttamente dall'ordinario diocesano, quindi oramai dipende dal vescovo di Brescia, e siamo appunto nel 1566. E finora noi abbiamo parlato solamente di chiesa di San Pietro, dal 958, per la prima volta quando troviamo questo nome, fino a tutto il 1500 si parla di San Pietro e nient'altro. Sempre nella visita però di Domenico Bollani del 1566, tra le varie chiese che ci sono sul territorio di Gottolengo si elenca anche una chiesa di San Paolo Campestre, quindi fuori dalle mura del centro abitato, che però è in cattivo stato. Poi una nota a parte aggiunge che è distrutta, cioè che oramai è distrutta, e questa nota ha anche una datazione, perché è una trascrizione risale a una trascrizione degli atti del Bollani del 1572, e non so se è casuale la cosa o comunque di fatto, a partire dai primi del 600, accanto al titolo di San Pietro, nelle visite che i vari vescovi di Brescia effettuano qua a Gottolengo, compare anche San Paolo, quindi la chiesa non è più chiamata semplicemente chiesa di San Pietro, ma chiesa dei Santi Pietro e Paolo, anche se la doppia intitolazione, diciamo, è abbastanza alterna, nel senso che compare per la prima volta nel 1624 questo titolo e per l'ultima volta nel 1711, e durante questi 90 anni quasi metà delle visite abbiamo Santi Pietro e Paolo, nell'altra metà si parla ancora solamente di San Pietro. Dopo il 1711 scompare San Paolo e non se ne parla più, fino a metà del Novecento, quando Monsignor Giacinto XIII nel 1955 visita la parrocchia di Gottolengo e ritorna nuovamente l'intitolazione ai Santi Pietro e Paolo. Quindi ecco, se questa doppia intitolazione dipenda dal fatto di questa chiesa che c'era, che è andata persa, se ne è recuperata la memoria all'interno della chiesa parrocchiale, è un'ipotesi, adesso poi non possiamo sapere bene come sia. Questo per quanto riguarda
il fatto di trovare una chiesa Bottolengo intitolata a San Pietro e poi successivamente ai Santi Pietro e Paolo come la conosciamo oggi. Sicuramente nel momento della consacrazione dell'attuale chiesa, 1778, di Paolo non c'è nessuna traccia, tant'è che nell'altar maggiore, quando il vescovo Nani consacra l'altare, mette le reliquie di vari santi, tra cui anche San Pietro, ma non San Paolo. Per quanto riguarda il luogo dove si trovava la precedente chiesa, è interessante chiedersi dove fosse. Allora, sicuramente almeno dal 1463, quindi anno di questo documento, di Felice Feliciano, la chiesa era qua dove è l'attuale, perché abbiamo Felice Feliciano che ne parla nel 1463, poi Pandolfo Nassino 1534, registro di cose bresciane, manoscritto, riporta anche lui la lapide e anche lui annota, è scritto sotto in corsivo molto piccolo, e dice: questo epitaffio soprascritto è sopra una preda quale è in la gesa de Santo Pietro, posta nella terra de Bottalengo. E quindi, in maniera continuativa, si parla di questa lapide. 1662, il vescovo Pietro Ottoboni non è molto contento che ci sia una lapide romana all'interno della chiesa e chiede che venga tolta quella pietra sulla quale si leggono parole pagane. 1662, lui fa la richiesta, ma la richiesta non viene evasa dalla parrocchia di Bottolengo, tant'è che all'epoca poi della distruzione della precedente chiesa, che siamo nel 1745, ancora non c'è, cioè si sa che la lapide era ancora dentro la chiesa. Da cosa lo sappiamo? Lo sappiamo perché ne parla Lady Mary Montagu. Qualche bottolenghese sa di questa nobildonna inglese che è vissuta a Bottolengo proprio negli anni in cui viene distrutta la precedente chiesa e costruita la nuova chiesa. E proprio Lady Mary, in una lettera che scrive al marito nel 1749, riporta nuovamente il testo di questa lapide e dice: "This is a very fair inscription in large characters on a large stone found in the pavement of the old church, and makes now a part of the wall of the new one, which is now building." Cioè, è una iscrizione molto antica che si trovava nel pavimento della vecchia chiesa e che ora fa parte invece del muro della nuova chiesa che sta per essere costruita. Quindi 1749, prima pietra 1746, già la pietra non è più dentro, ma si erano arrivati più o meno a 2 metri di altezza, non anche di più, 3-4 metri di altezza del muro, perché si trova all'esterno più o meno a quell'altezza. E quindi, per quanto riguarda la collocazione della chiesa, sicuramente almeno dalla fine del 400 la chiesa era qua dove è l'attuale chiesa, proprio per questa continuità che troviamo di questa lapide descritta all'interno e poi collocata nel momento della nuova chiesa all'esterno. Anche per quanto riguarda l'orientamento della chiesa, era orientata allo stesso modo, era l'orientamento più classico, quindi con l'abside rivolto verso est, dove sorge il sole, quindi l'abside da dove sorge Cristo, luce del mondo. E la precedente chiesa ovviamente era molto più piccola rispetto all'attuale, tant'è che dove noi troviamo attualmente la nostra grande chiesa c'era la chiesa parrocchiale e la sacrestia, dove più o meno adesso abbiamo l'abside, grosso modo c'era, scusate, la sacrestia, la casa canonica del parroco, tant'è che quando poi hanno il disegno della nuova chiesa mettono i picchetti e si accorgono che hanno demolito la chiesa, ma devono demolire anche la canonica per farci stare la chiesa, perché in avanti non possono andare, dietro ci sarebbe la canonica. E il parroco dell'epoca aveva la fortuna di essere gottolenghese, di poter abitare in casa dei parenti, e quindi dicono: ok, la canonica non c'è bisogno per qualche anno, demoliamo anche la canonica e così si può costruire questa grande chiesa che vediamo ancora oggi.
arriviamo finalmente alla delibera da parte del comune di costruire una nuova chiesa. Quindi dicevo, prima pietra 1746, la delibera è dell'anno precedente, e questo è il documento che si trova ancora oggi in archivio comunale. AD 25 aprile 1745, convocata e congregata la pubblica e generale vicinia dei terrieri originari e forastieri abitanti nella terra di Gottolengo, nec non dei cittadini abitanti nella terra medesima, nella chiesa parrocchiale dessa terra, inerentemente all'ordine e comando di Sua Eccellenza Giovanni Francesco Barbarigo, capitano di Brescia, impetrato lì 23 del cadente mese e premesso il suono della campana, d'ordine degli infrascritti signori reggenti per le cose e come infrascritte, ed intervennero gli infrascritti, e qua c'è un elenco di 231 persone, rappresentanti della comunità di Gottolengo. Se vedete i primi a sinistra c'è anche, ci sono anche i titoli, consoli, sindici, e ci sono cognomi, che alcuni cognomi che Pezzi, per esempio, il primo è Pezzi, il primo è proprio Pezzi, e alcuni cognomi che conosciamo ancora oggi. E poi c'è questo grandissimo elenco con tutti i nomi delle persone convenute, e poi nella qual generale vicinia fu esposto il suddetto reverendissimo signor Don Giovanni Battista Albarini, preposito, parroco di Gottolengo, a nome dei signori reggenti di questo comune, averli tutti quivi fatti convocare a motivo di discorrere e venire alla deliberazione della nuova costruzione della chiesa parrocchiale in questo luogo, ove si ritrova l'antica, non atta al culto di Dio. E a tale effetto, fatti vari e più discorsi, e giusto al zelo universale all'onore del Signore Dio, fu deliberato di poner la parte a Bussole e Valle, che chi intende si costrutta detta chiesa a maggior culto divino, come renderassi il bisogno conosciuto da signori dell'arte periti e deputati, che a tale effetto saranno creati, e con l'intervento sempre anco dei signori reggenti della comunità, ponga il suo voto nella bussola bianca affermativa, e chi non intende nella rossa negativa. Ed dispensate ed raccolte le balle, furono ritrovate nella bussola bianca affermativa 227 e nella rossa negativa 4. E quindi, insomma, votano praticamente quasi all'unanimità di costruire la chiesa. Di chi è il progetto? Allora, qua ci sono alcuni problemi, nel senso che in archivio diocesano a Brescia abbiamo questa tavola, che chi ha presente la chiesa capisce che in realtà non corrisponde alla chiesa, però questo è il progetto, è il disegno approvato in cancelleria vescovile. Paolo Guerini, che ha studiato e ha anche pubblicato tutte le tavole di tutte le chiese costruite 6-700 Brescia, dice che la attribuisce a Marchetti, all'architetto Marchetti questa tavola. Scusate, ha detto Paolo Guerini, ma è Sandro Guerini. Paolo era suo zio, Monsignor Paolo Guerini, invece Sandro Guerini. E solo che, appunto, poi effettivamente il disegno che noi vediamo realizzato non è quello di Marchetti. E però noi abbiamo una storia di Gottolengo scritta sul finire del Settecento da Baldassare Zamboni, che scrive tutta la storia di Gottolengo, e Baldassare Zamboni dice che la chiesa è stata disegnata e, insomma, portata a termine non da Marchetti ma da Domenico Prandini. Lui lo dice perché, per varie ragioni, probabilmente poteva sicuramente disporre di molti più documenti di quelli che noi non abbiamo oggigiorno, perché veramente poi ci sono molti documenti che sono andati dispersi. Lo dice anche perché era parroco Baldassare Zamboni a Calvisano,
e la parrocchiale di Calvisano risulta essere stata guidata nella costruzione da Domenico Brandini, quale risulta capomastro alla parrocchiale di Calvisano dal 1753 al 1755. E chi conosce la chiesa di Calvisano ha ben presente che è strutturata allo stesso modo di questa chiesa, cioè sui due lati lunghi non ha tre altari uguali come vediamo lì, ma due grandi altari centrali, come vediamo noi, Santissimo Sacramento e Rosario, e poi con a lato due piccole cappelle invece appunto molto più piccole, molto meno importanti. Quindi abbiamo Baldassare Zamboni che afferma che è stato Brandini a lavorare anche a Bottolengo. Lui è parroco di una chiesa la cui costruzione è diretta da questo Brandini. Il disegno di Bottolengo corrisponde effettivamente molto di più come struttura alla chiesa di Calvisano, quindi è molto probabile che effettivamente alla fine il disegno realizzato sia quello di Brandini e non quello presentato in cancelleria di Marchetti. Oltretutto poi Brandini risulta anche, c'è solamente un pagamento che si ritrova in tutti i registri di Bottolengo per quanto riguarda la stabilitura delle stanze che si trovano, i cameroni, i camerini, chi è di Bottolengo, da dove ci sono i bagni, le stanze di servizio. Ecco, l'unica citazione che abbiamo qua a Bottolengo è del fatto che lui guida il fatto che vengano stabilite le pareti per poter utilizzare quelle stanze e niente più. Però è anche vero che Brandini risulta architetto anche della chiesa di Montirone, e quando qua siamo sul finire della fabbrica, quasi a chiesa ultimata, a Montirone risulta che comprano tutte, che Brandini stesso a comprare tutto il materiale di ferramenta, di travature, cioè tutto ciò che veniva utilizzato per costruire i ponteggi, la parrocchia di Montirone per la costruzione della sua chiesa, tutto quel materiale lo compra dalla parrocchia di Bottolengo, dove oramai quel materiale non serviva effettivamente più perché si era oramai alla fine della costruzione della chiesa. Quindi probabilmente al di là della tavola approvata di Marchetti, l'architetto in realtà è poi effettivamente Domenico Brandini. La fabbrica è partita nel 1746, noi sappiamo che la chiesa viene benedetta e quindi si comincia ad utilizzarla come chiesa parrocchiale nel 1765. Tre anni prima abbiamo un testamento. Chi era venuto a gennaio alla prima presentazione della palla del Cignaroli si ricorderà di questa signora Maria Romanelli, che fa testamento e dice che donerebbe, ovviamente quando morirà, lascia la nuova fabbrica della chiesa parrocchiale di questa terra scudi 300 da piccole lire 7 l'uno per una sol volta, 100 dei quali doveranno essere impiegati nella pala in capo del coro, in una pittura della Beata Vergine Maria dell'Immacolata Concezione, con condizione di essere sepolta in detta nuova chiesa. 1762, qua stanno ancora lavorando, la chiesa non è ancora terminata e quindi non c'è neanche la preoccupazione di insomma pensare già alla pala, però lei fa questo testamento. Nel giro di tre anni però i lavori sono molto veloci e nel 1765 la chiesa viene effettivamente inaugurata. Chi era presente un mese fa alla presentazione dell'altare del Santissimo Sacramento si ricorderà che la confraternita del Santissimo Sacramento, ma anche quella del Santissimo Rosario, avevano molta disponibilità economica e fanno costruire i loro altari laterali prima ancora che ci sia l'altare maggiore. Cosa si fa nel 1765 per poter utilizzare la chiesa? C'era un altare della precedente chiesa che apparteneva alla confraternita del Santissimo Sacramento, che era stato smontato, portato in San Lorenzo fin tanto che qua c'era il cantiere, quindi smontato nuovamente da San Lorenzo, una chiesa che si trova a chiesa di Bottolengo in quella direzione, e viene messo qua. Quindi la chiesa viene benedetta e si comincia ad utilizzarla con un altare temporaneo, vecchio altare recuperato dalla precedente chiesa,
e quindi non c'è né quadro né altar maggiore. E siamo nel 1765. Però poi, nel 1767, due anni dopo, Maria Romanelli muore. Muore, quindi, finalmente, cioè, sfortunatamente muore, però è incredibile perché il testamento, cioè, da come lo si vede custodito in archivio di Stato a Brescia, cioè, il giorno stesso in cui muore, diventa effettivo e la somma viene dirottata subito per le attività della Chiesa, il giorno stesso proprio della morte. E praticamente 1767 c'è la commissione a Gianbettino Cignaroli, quindi questo celebre pittore veronese, della palla che voleva Maria Romanelli. Lei chiedeva una pala con il soggetto dell'Immacolata Concezione. Qua noi troviamo che c'è sicuramente la Madonna, c'è anche San Pietro. Maria Romanelli non l'aveva chiesto, però evidentemente poi nella commissione che la parrocchia fa a Cignaroli si chiede anche che venga rappresentato il titolare della chiesa, San Pietro. Forse c'è anche Maria Romanelli. Ci sono due donne, una in primo piano a destra e una molto molto in secondo piano a sinistra, se poi vi avvicinerete, dove si vede quel diacono a sinistra. Sul retro del diacono c'è una signora che sembra che sia lì che stia spiando, ecco, forse è Maria Romanelli, non lo sappiamo. Fatto sta che quindi c'è la commissione nel 1767 a Gianbettino Cignaroli. E c'è un problema, già ne avevamo parlato, se ne era parlato a gennaio, quando abbiamo presentato per la prima volta questa pala. Il primo dicembre del 1770, tre anni dopo, Gianbettino Cignaroli muore. E c'è questa cosa che il suo biografo dice che in realtà la pala, cioè, l'hanno montata qua a Ottolengo, ma senza che fosse terminata. Poi questa parte la riprenderà poi Vincenzo poi nella sua conferenza, insomma. E quindi abbiamo una pala effettivamente incompiuta per certi versi, poi spiegherà meglio Vincenzo, collocata come pala dell'altar maggiore. Sempre negli stessi anni si mette mano anche proprio alla costruzione dell'altare marmoreo e della sua asa. La parrocchia di Ottolengo aveva in mano due disegni di due diversi architetti, uno Corbellini e uno di Carboni. A Carboni sicuramente non avevano chiesto solamente un disegno dell'altar maggiore, ma avevano chiesto un disegno per tutti gli altari, perché in realtà ancora prima del 1765, quando ancora non era finita la chiesa, già le due confraternite che avevano soldi già stavano facendo costruire i loro altari sul disegno di questo Domenico Carboni. Nel 1768 oramai ci sono i soldi della defunta Romanelli e quindi si decide cosa fare anche per l'altar maggiore. Abbiamo un disegno di Domenico Carboni e uno di Corbellini e alla fine si riunisce una commissione e decide di realizzare l'altare di Domenico Carboni. I lavori vengono affidati a un marmorino di Rezzato, Francesco Scalvi, e l'incarico è del 1768, quindi quando poi dopo nel 1770 poi la pala arriva a Ottolengo, probabilmente sia la parte marmorea sia la pala erano pronte e vengono collocate. E siamo nel 1770 con la morte di Gianbettino Cignaroli. Noi di questa del disegno che Gianbettino, delle proposte che Gianbettino Cignaroli aveva fatto alla parrocchia di Ottolengo, abbiamo anche due possibili disegni. Uno è questo e uno è quest'altro, e nessuno dei due poi di fatto corrisponde con precisione poi alla pala che viene realizzata, cioè né questo né quest'altro. Per quanto riguarda poi il completamento della zona dell'altar maggiore, avendo oramai l'altare marmoreo con la sua pala, si procede successivamente un paio d'anni dopo, 1772,
alla costruzione del capocelo e anche nello stesso tempo del pulpito, il pulpito sullo stesso disegno che era stato utilizzato una decina d'anni prima per la cantoria e la cassa dell'organo e la controcantoria. Poi nel 1778 oramai si decide che bisogna consacrare la chiesa e abbiamo finalmente la costruzione anche del coro. 1778, il coro che è stato rimontato nell'ultimo mese, viene realizzato su disegno di Turbini, architetto bresciano. Tra le sue opere più importanti abbiamo per esempio il rifacimento del castello dei Gambara a Tralboino e anche per esempio l'attuale ingresso del Teatro Grande di Brescia, quindi quell'ingresso con le grandi colonne che abbiamo presente al Grande di Brescia, sono dello stesso autore che qua ha disegnato il coro, le sedute dei preti, destra e sinistra, i confessionali e anche le acquasantiere in marmo giallo. In pochissimo tempo il coro viene realizzato, durante l'estate del 1778, in modo che poi a novembre ci sia effettivamente la consacrazione ad opera del vescovo Giovanni Nani, e dopo abbiamo ovviamente col tempo un ulteriore arricchimento di suppellettili. Tanto per citarne una, nel 1839 abbiamo la commissione a Luca Massa di Brescia, un argentiere di Brescia, dei busti reliquiari con i vescovi che troviamo attualmente sull'altare. Anche in quel caso doveva venire il vescovo a fare la visita pastorale, quindi mancavano i busti reliquiari. Come già era successo nel 1778, fretta e furia facciamo il coro perché viene il vescovo, ugualmente nel 1839 viene il vescovo e la parrocchia si dota anche dei busti reliquiari in argento. Questo per fare un po' un excursus del perché una chiesa intitolata San Pietro, del legame con la precedente chiesa, nello stesso luogo dell'attuale, del perché una pala con l'Immacolata Concezione e San Pietro, quali sono gli autori e come possiamo ammirare ancora oggi queste opere. Questa signora inglese, che è stata una delle poetesse più importanti di quel tempo, che abitò a Bottolengo gli ultimi 10 anni della sua vita prima di trasferirsi a Lovere, fu la prima in Europa a diffondere la vaccinazione contro il vaiolo. Se ne parlava quando ero a fare un assessore qui con alcuni che conoscevano questa storia, perché lei portò dalla Turchia l'esperienza della vaccinazione da Adrianopoli, andò in Inghilterra e quando nel 1721 ci fu la grande epidemia di vaiolo in Europa, lei si fece vaccinare e si diffuse questa possibilità di questa forma di vaccinazione prima che Jenner inventasse poi quella definitiva qualche anno dopo. Con un guscio di noce mettevano del pus nella pelle e queste donne anziane avevano insegnato in Turchia cosa fare. Lei scrisse un libro che fu tanta contestazione da parte della Chiesa e degli scienziati del tempo, ma quelli che accettarono questa proposta salvò milioni di persone. E quindi questa Montalù, che è vissuta a Gottolengo nelle zone qui nostre 10 anni, è stata veramente portatrice di un'esperienza in Europa e nel mondo delle più importanti che si possono ricordare. Questo però si trova sui testi, ecco, si possono trovare tutte queste notizie. Un ringraziamento davvero per essere stato invitato per una seconda volta.
parlare di questa pala. Il 12 gennaio avevamo parlato degli aspetti materiali e tecnici del dipinto in relazione all'intervento di restauro. Questa sera avevo presentato avevo pensato di presentare invece un rapporto diverso, un rapporto fra l'esecuzione della pala e la committenza a Gottorengo. Quindi cominciamo, mi fai vedere tu? Ah, gentilissimo, grazie. No, grazie, grazie, mi piace, a me piace stare in piedi, grazie. Mi sentite, va benissimo, sì? Grazie. Cominciamo anzitutto riassumendo dei documenti scritti che ha già richiamato Matteo molto, molto precisamente. Anzitutto il primo documento è dopo il febbraio del il 21 febbraio. Scusate, devo far partire questa cosa. E dopo il 21 febbraio del 67, quando c'è la commissione del dipinto, 1667, cioè la morte della committente, della donatrice, e quindi dopo questa data si commissiona il dipinto, non sappiamo quando. Poi il 1 dicembre del 1770 c'è la morte del pittore, quindi in questo lasso di tempo avviene l'esecuzione del dipinto che noi stiamo osservando. Il 6 dicembre, quindi 5 giorni dopo, c'è una riunione della congregazione di Gottorengo, i quali, informati della morte del pittore, eleggono due rappresentanti della locali che devono andare a Verona a vedere lo stato dell'opera e sono delegati anche di contrattare il prezzo. Ovviamente erano stati informati che il dipinto non era stato terminato e quindi dovevano valutare se il dipinto comunque era utilizzabile e quanto potevano risparmiare sul fatto che il dipinto non fosse stato finito. Poi, dopo il 6 dicembre del 1770 avviene l'acquisto, non sappiamo quando, però la data deve essere abbastanza prossima. E quindi abbiamo un'ultima data da tenere presente, che è il 5 aprile del 1771, quando Ippolito Bevilacqua, che scrive una biografia di Cimiaroli, una biografia molto, molto interessante in quanto è piena di osservazioni sulle opere di Cimiaroli, sulle lettere che Cimiaroli scrive, sui comportamenti che Cimiaroli aveva rispetto alla cultura contemporanea, eccetera, quindi una biografia piuttosto importante per noi. E alla fine della biografia inserisce un elenco di opere fatte e l'ultima opera dice che è questa, che è Gottorengo, la cattedra di San Pietro con la Beata Vergine, eccetera. Questa fu l'ultima tavola da lui condotta, restava la di lui morte a terminare interamente l'aria, le nuvole, il panneggiamento di San Pietro, si è collocata però sul luogo così come stava, non si volendo che altri vi ponesse mano. Quindi noi abbiamo questa data, perché la data è la data in cui il libro di Bevilacqua viene presentato per ottenere placet da parte della curia di Verona. E sapendo che le cose andavano abbastanza lente, cioè veniva presentato non un manoscritto, ma un libro già stampato in bozza, a questo gruppo di religiosi che doveva valutare l'opportunità della pubblicazione e si riunivano a cadenze abbastanza regolari, valutavano tutte le pubblicazioni che venivano sottoposte al loro giudizio e quindi davano il placet alla pubblicazione oppure indicavano i passi che devono essere corretti, espunti, eccetera, dal libro stesso. Quindi il 5 aprile del 71 il libro è già stato valutato, perciò era stato presentato probabilmente almeno un mese e mezzo prima a questo gruppo di prelati che doveva valutare l'opera. Perciò il tempo che passa tra l'acquisto e l'arrivo dell'opera a Gottorengo è molto breve, probabilmente l'opera arriva già agli inizi del 1771 a Gottorengo. E ora, sulla base di queste prime informazioni che sono soltanto delle date che ci servono per creare un quadro, una cornice intorno alle cose che fra poco vedremo, dobbiamo farci un'altra domanda. Ora, questi sono i documenti scritti, ma esiste un altro documento che forse è il documento più importante ed è l'opera. Ora, noi cominciamo
cominciamo ad osservare l'opera per cercare di ricavare una serie di informazioni che sono le informazioni proprio su questa vicenda abbastanza particolare di un'opera lasciata non finita che poi arriva a Bottolengo. E che cosa succede quando arriva a Bottolengo? Come arriva e perché? Quindi vediamo un po' una serie di immagini di questo tipo. La prima immagine è molto semplice, vediamo il dipinto, lo vedete anche sull'altare, è molto meglio rispetto a questa diapositiva, il retro e poi un dettaglio del lato destro del dipinto stesso. Allora, è un dipinto che è 565 x 285, molto grande, ed è dipinto su una tela unica. Cioè, i telai del settecenteschi producevano solitamente delle tele che andavano fra 90 cm e 1,10 m di larghezza, e molti dipinti venivano realizzati cucendo queste tele. E in un caso come questo, invece, noi siamo sicuri che la tela sia stata fabbricata appositamente per il dipinto stesso. Abbiamo ancora la cimosa della tela sul lato destro della battuta del telaio. Ora, la tela, secondo le norme contrattuali settecentesche, non era a carico del pittore e veniva fornita dai committenti che dovevano mandargli la tela già preparata, sulla quale poi il pittore avrebbe cominciato a lavorare. Le tele di Lombardia, si diceva allora, che la Lombardia si indicava soprattutto l'area di questa Padana, erano molto apprezzate, sia quelle di lino che quelle di canapa, e i pittori veneziani a volte chiedevano ai loro contratti che fossero inviate loro delle tele di Lombardia, le tele migliori, sia di lino che di canapa. E quindi è sicuro che i committenti di Bottolengo facciano fabbricare appositamente su un telaio di questa grandezza, quindi realizzato appositamente, una tela per fare questo dipinto che fosse realizzato su una tela senza cuciture. Quindi hanno fornito al pittore questa tela già tessuta in questo modo. Andiamo sull'altra diapositiva. Ecco, l'altra questione, una volta consegnata la tela e stipulato un primo contratto, che però era un contratto di tipo, così, di tipo un pro forma di contratto, non era un contratto definitivo e vero e proprio, il pittore cominciava con alcuni pensieri, si chiamavano pensieri allora nel lessico dell'epoca, che erano dei disegni, piccoli disegni che forniva poi ai committenti. Cioè i committenti gli dicevano: a noi serve un dipinto che rappresenti la cattedrale di San Pietro con queste cose, questi elementi, eccetera. Il pittore faceva dei piccoli disegni di pochi, non so, 15-20 cm di lato, eccetera, e li faceva vedere ai committenti chiedendo la loro approvazione. Ora, noi conosciamo due disegni diversi, di Gian Matteo ce li ha ricordati, che si trovano entrambi alla Biblioteca Ambrosiana. E sono disegni molto interessanti perché sono proprio questi disegni che il pittore aveva mostrato ai suoi committenti. Hanno delle varianti. La prima variante è enorme, cioè noi possiamo vedere che il primo disegno, quello che viene realizzato forse subito, è addirittura rettangolare, prevede una pala di tipo rettangolare. E questo segno che vedete, non so se riuscite a vederlo anche in fondo, non è praticamente l'indicazione della parte superiore della pala, ma è un'architettura entro la quale si svolge l'intera scena. Quindi all'inizio probabilmente il pittore aveva capito che la pala doveva essere così, oppure era stato adatto a delle misure di questo tipo, ma ha pensato ad una pala di tipo rettangolare. Poi c'erano degli elementi piuttosto, a livello iconografico piuttosto interessanti, ad esempio due figure che vedete qui, due figure femminili, una che ha il leone ai piedi, quindi probabilmente la fortezza, e un'altra è una figura che ha in mano un vaso, probabilmente di metallo, dal quale esce del fumo, forse è una fede con l'incenso. C'è poi un'altra figura che si trova qua sugli scalini, probabilmente non la vedete molto bene, ma è una figura affranta, adagiata sugli scalini, che ha sotto di sé un elemento che sembra un sacco, una cornucopia, qualcosa da cui escono degli oggetti che sono stati disegnati sommariamente. Potrebbe essere quindi una figura che rappresenta i beni materiali che affranta, che vengono contrapposti ai beni spirituali invece, che sono quelli
della contemplazione di San Pietro della Madonna. Quindi su questo piccolo disegno ci sono una serie di elementi che poi non troveremo più nella pala finale. C'è poi un secondo disegno dove la situazione, vedete, la pala è già pensata con questa forma centinata, l'architettura è molto più complessa, mancano queste figure di diaconi sui lati, manca soprattutto la figura della fede che si trova qua nella pala, che è questa donna vestita di bianco con in mano il calice. E quindi anche questo è un disegno preparatorio che poi viene rifiutato dai committenti. Questi disegni probabilmente erano stati visti a Verona perché provengono dai beni che erano beni della bottega di Cinerone. Solitamente invece venivano spediti per lettera ai committenti, cioè il pittore mandava ai committenti i disegni chiedendo la loro approvazione per iscritto. Invece in questo caso è possibile che siano andati proprio a Verona a vederseli, perché non provengono da Gottolengo. Ci sono anche casi in cui i pittori mandavano anche dei bozzetti dipinti, ad esempio due bozzetti di Tiepolo per le pale di Verola Nuova, che oggi si trovano in Sud America, in una collezione sudamericana, sono probabilmente quelli che erano stati allegati ad una lettera che Tiepolo aveva mandato a Verona Nuova chiedendo il permesso di fare i dipinti in quel modo. Ora, non sappiamo quanti disegni avesse proposto Cignaroli per questo lavoro, ma sappiamo che poi ce n'era uno, che andiamo avanti sulla prossima, uno che poi noi non conosciamo, probabilmente è andato perduto, che invece era stato quello approvato dai committenti. Perché diciamo questo? Perché con questo sistema di indagine, che è la rifotografia infrarossa, cioè un tipo di ripresa, questo è visibile, no? Quello che noi vediamo, e questo è quello che invece questo sistema infrarosso ci mostra sotto il visibile, cioè ci mostra il disegno del pittore. Andiamo sulla prossima immagine. Ecco, l'abbiamo ingrandita, vedete che compare una quadrettatura. Ecco, questa quadrettatura è tipica dei dipinti che nascono ingrandendo dei disegni, cioè i disegni erano prodotti in scala, il pittore ormai aveva le dimensioni dell'opera che doveva essere finita, e quindi produceva in scala questi progetti. Poi quando la committenza ne accettava uno, veniva poi allegato al contratto, era la prova che il pittore dovesse lavorare così, e il pittore a questo punto lo ingrandiva con questo sistema della graticola su tutta l'opera, e quindi sul nostro dipinto, andiamo avanti ancora, vedete sempre questi segni della graticola, qui sono segnati con le freccettine bianche ai piedi della Madonna. Poi credo abbiamo un'altra immagine ancora in cui si vede, ecco, vediamo benissimo questo particolare con la graticola segnata. Quindi i segni, che c'era un disegno approvato dai committenti, allegato al contratto come prova di quello che doveva essere fatto, che il pittore aveva poi ingrandito con questo tipo di sistema. Procediamo ancora. Ora, una volta approvato il disegno, il pittore faceva un'altra operazione, cioè cominciava a lavorare, a disegnare sull'opera, però prima ancora era avvenuto qualcos'altro, cioè nei contratti del Settecento, per quelli per le grandi opere, a carico del committente non c'era soltanto la fornitura della tela, ma c'era anche un'operazione che si chiamava di imprimitura della tela stessa, cioè le tele prima di essere dipinte dovevano essere preparate. La prima preparazione era una mano di colla, cioè si dava una o due mani di colla sulla tela, perché la tela doveva essere difesa dall'acidità dei colori ad olio, quindi prima viene trattata con la colla. Poi sopra questa colla veniva dato uno strato a volte sottilissimo, a volte un pochino più alto, e in questo caso nel nostro dipinto è sottilissimo, è tirato con una lama veramente rasato, veniva dato uno strato colorato che si chiamava imprimitura. Ecco, nella tela di Cignaroli noi abbiamo un'imprimitura che ha un colore, andiamo pure avanti se riusciamo a vederlo, ecco, che ha un colore rossiccio. La cosa interessante che noi notiamo guardando il retro dell'opera, che questa imprimitura si è schiacciata su qualcosa, perché la tela non veniva imprimita
tesa su un telaio, ma veniva imprimita o stesa su un pavimento o su un assetto, su delle assi tirate in questo modo. Abbiamo una, quindi un'imprimitura rossiccia, però se voi vedete questi pezzettini dove si stacca il colore e qui c'è l'imprimitura, c'è qualcosa di diverso, c'è una cosa bianca. Quindi fra l'imprimitura e il colore c'è una stesura bianca. Questa stesura bianca è abbastanza inusuale perché solitamente i pittori di questi anni lavoravano sulla preparazione rossa e producevano su questo tipo di stesura. Cignaroli invece in questo caso lavora su un bianco, che è una bianca, un colore bianco di piombo, che è steso ad olio sopra all'imprimitura, cioè uno stracchiarello sottile. Perché succede questo? Adesso vediamo sulla prossima immagine, così abbiamo la stratigrafia, cosa succede. Allora, probabilmente i committenti, come si usava allora, avevano mandato al pittore la tela con già l'imprimitura rossa, rossiccia. Il pittore, non contento di questo tipo di preparazione, l'aveva ripreparata con un'imprimitura bianca. Questo, diciamo, si spiega da un punto di vista di tipo culturale, perché Cignaroli in questi anni era anche un lettore di certe teorie ottiche che derivavano dalla teoria newtoniana, no? Che venivano applicate alla pittura, cioè che la pittura per ottenere un tono molto più chiaro, molto più vivace, una grande luminosità, doveva essere eseguita sopra una preparazione bianca, perché il bianco, si diceva, è ricettivo di tutti i colori. Quindi è possibile che Cignaroli, ricevendo una tela rossiccia, non voglia lavorare su questo rossiccio che avrebbe abbassato tutto il tono del dipinto, ma l'abbia ripreparata da sé per poter avere un fondo bianco. Questa cosa la capiamo bene, questa è una brutta immagine, ma guardate pure il quadro, la capiamo bene perché la pittura di Cignaroli è una pittura che, rispetto a quella di altri pittori contemporanei, è fatta con delle stesure a olio molto sottili e molto regolari. Il colore a olio è piuttosto trasparente e quindi sfrutta il bianco sottostante per ottenere una grande luminosità. E lo stesso Ippolito Bevilacqua, che è il biografo di Cignaroli, spiega proprio questo tipo di tecnica. Dice Cignaroli usava il colore in modo che trasparisse questa luce dalla base. Quindi noi possiamo pensare che i committenti di Bottolengo avevano mandato la tela già imprimita, come si usava allora, di rosso, e lui invece, seguendo certe teorie che facevano parte della cultura di questi anni del Settecento, l'aveva poi imprimita di nuovo di bianco. Procediamo ancora. Ecco, vedete questo è un particolare prima del restauro, perché ci fa capire come il bianco sottostante traspare attraverso la pellicola pittorica e come in certi punti addirittura certe ombre poi vengano fatte con ancora più fredde, con l'aggiunta di colori azzurrati. Ecco, sopra all'imprimitura il pittore disegnava, avete visto che abbiamo fatto lo schema della quadrettatura, della graticola, ma lui poi disegnava prima col carbone, andiamo avanti, grazie, vedete, disegnava prima con un carbone, e non lo fissava, poi invece con un pennellino ripassava le linee corrette, vedete questa riflettografia infrarossa, tutti i segni del disegno molto preciso, ripassava le linee corrette e poi su questa base lui dipingeva con questa stesura a olio molto, molto sottile. Proseguiamo ancora. Ecco, vedete, questi sono dei punti dove il dipinto è meno finito, si vedono molto bene questi disegni, si chiamano anche particolari ancora. Ecco le labbra, vedete le labbra di questo angioletto, addirittura la tela che compare da sotto. Un altro particolare di questa stesura così molto, molto luminosa, e procediamo ancora. Ecco, vedete come lavora, è tutta una pittura non finita, è lasciata a questo stato, andiamo avanti, le labbra della Madonna e ancora avanti, ecco, volevo arrivare a questo particolare. Allora, questo dipinto è un po' sfuggito agli studi degli storici dell'arte,
arte, e chi comunque se ne è occupato ha sempre sostenuto che comunque il dipinto sia stato completato, o completato nella bottega di Cignaroli dopo la morte del pittore da qualcun altro, dal fratello di qualche altro pittore, oppure completato quando è arrivato a Bottolengo. L'impressione che abbiamo in effetti è quella di un dipinto finito, visto da lontano, ma con le analisi che abbiamo fatto risulta che ci sono una serie di particolari che sono stati lasciati allo stato proprio di abbozzo. La cosa, io mi sono fermato su questo particolare, poi andare sulla prossima immagine, ecco, vista con l'ultravioletto, su questo particolare, perché questo è il particolare che non può essere sfuggito a un presumibile rifacimento o completamento, in quanto è sempre il particolare centrale, quello dell'iconografia più importante, cioè delle chiavi di San Pietro tenute dalla mano del santo, no? Vedete? E in questo caso vediamo sotto tutta la tela bianca, con la preparazione bianca, che compare, che traspare, e alcune parti sono semplicemente disegnate ed abbozzate. Se qualcuno avesse rifinito il dipinto, avrebbe sicuramente completato proprio questo particolare importante. Quindi il dipinto è un dipinto che è stato lasciato nello stato in cui Cignaroli l'aveva abbandonato. E qui ha ragione quindi Ippolito Bevilacqua, il quale dice che fu lasciato in questo modo per non sovrastare quello che era lo stile del pittore. E qui dobbiamo fare un altro tipo di osservazione di tipo culturale. In questi anni, quindi, anche un gruppo religioso, una congregazione come quella che si sta occupando della fabbrica di Bottolengo, è più attenta a riservare un'attenzione allo stile del pittore che a completare un'opera che serva poi semplicemente alla devozione. E sono anni in cui c'è uno spostamento culturale verso questa attenzione dello stile del pittore. Pensate soltanto che il restauro fino a pochi anni prima era un tipo di intervento che rifaceva le parti mancanti, le parti rovinate per poter ripristinare un'immagine, e in questi anni, intorno agli anni 60, 70 del Settecento, il restauro ormai è indirizzato alla conservazione dello stile primo del maestro che ha eseguito l'opera. E quindi questi committenti di Bottolengo si mostrano anche di essere attenti a questo problema, che è il problema del rispetto del grande pittore, che non può essere ritoccato e finito da altri. Andiamo ancora avanti, ecco. Ancora avanti. Ecco, vedete, questa è la rifotografia con il disegno sottostante. Ora cosa succedeva ancora? Una volta acquistato il dipinto veniva spedito dove doveva essere collocato. Sappiamo delle cose abbastanza interessanti in questo caso, non nel caso di Cignaroli ma in altri casi simili, che il dipinto veniva spedito arrotolato ovviamente con la faccia dipinta esterna, di modo che non si spaccasse se c'erano delle parti di colore abbastanza consistente, e sulla faccia del dipinto veniva stesa una carta sottile, di modo da poterlo conservare bene, e poi il tutto veniva chiuso in una tela oleata, che era una tela impermeabile, e poi in una cassa che veniva sigillata con dei chiodi e veniva poi chiusa addirittura con la cera lacca. Abbiamo una serie di contratti che ci parlano di queste spedizioni attraverso sia via terra con dei carri, sia via mare con delle navi, dove ci sono sempre le spese per le corde, per i chiodi, per la cassa, per la tela cerata, per la carta di protezione, eccetera. Quindi era uno standard abbastanza diffuso. Perciò dobbiamo pensare che questo dipinto arrivasse a Bottolengo, una volta acquistato, io credo proprio già fra gennaio e febbraio del 1771, arrivasse arrotolato, e il telaio era già stato preparato in chiesa per poterlo stendere. La cosa interessante è che fra il dipinto e il telaio c'è uno scarto piccolissimo, e quindi c'è stata una grande precisione anche nell'esecuzione del dipinto e nell'esecuzione del telaio, in modo che le cose combaciassero. E in più, fra le attenzioni che avevano questi committenti di Bottolengo, c'era anche quella di applicare la tela sui bordi del telaio con dei chiodi,
e mettere fra i chiodi alla tela una fettuccia di un'altra tela affinché questo non strappasse, i chiodi non strappassero la tela originale del pittore. Quindi questo lavoro veniva fatto in chiesa, arrivato il dipinto sui sottolavo, si applicava a queste cose. Poi sono successe altre due cose, tre cose. Una, che si faceva la cornicetta e sulla cornice intorno al dipinto si è stata trovata questa scritta, la battuta non indorata, che quindi si insegnavano le battute di questi profili di legno da dorare, da non dorare, per mettere intorno al dipinto stesso. Quindi questa è una tipica scrittura che è settecentesca, quindi siamo proprio in questa realizzazione. Un'altra cosa, si era messo sotto al dipinto un'iscrizione che ricordava questa vicenda che abbiamo appena ricostruito, che dice che praticamente il dipinto in queste condizioni per la morte del pittore all'inizio del dicembre del 1770, quindi una precisazione molto importante. E infine una cosa che volevo farvi notare, poi chiudo la mia presentazione. Il dipinto veniva spedito senza vernice, perché la vernice poteva anche spaccarsi o alterarsi durante il viaggio. Quando i restauratori stavano lavorando su questo dipinto, io ho fatto alcune riprese con l'ultravioletto, e alla luce ultravioletta il dipinto compariva in questo modo, perché non c'erano stesure soprastanti che avevano una risposta all'ultravioletto come quella delle vernici. Le vernici solitamente compaiono o gialle o azzurre oppure verdastre all'ultravioletto. Qui non compariva niente. Il dipinto però aveva questo aspetto un po' grigiastro. Allora, il grigio che noi vediamo, che vedevamo quando il dipinto era stato appena iniziato la pulitura di restauro, non era dovuto soltanto ai depositi di polvere, ma a una sostanza non fluorescente all'ultravioletto che era stata un po' elettrostatica, quindi aveva attirato la polvere, ma si era anche un pochino ossidata. Questa sostanza, andiamo pure avanti, che sicuramente andava anche sotto la cornicetta, qui la vedete fuori dalla cornice e qua sotto la cornice, non è anche sotto la cornice fluorescente, quindi era una sostanza non fluorescente assolutamente, ossidata in superficie. Ora, che cos'era questa sostanza? Era dell'albume d'uovo che, secondo alcune testimonianze dell'epoca, veniva dato al dipinto prima di essere messo sull'altare. Questo albume era praticamente il bianco d'uovo che veniva sbattuto fortemente, schiumato, perché chiaramente si dovevano rompere i legami molecolari, e veniva poi dato con una spugna sulla superficie del dipinto. L'albume funzionava sia da protettivo che da lucidante e lucidava la superficie. E la cosa, vediamo pure la penultima immagine, abbiamo un documento interessante, che è questo documento di Felice Campi, che è un pittore che nel 1797 manda una lettera a Castelluccio, vicino a Mantova. Lui si trova a Botticino e ha consegnato un dipinto alla chiesa di Castelluccio. Quelli di Castelluccio si lamentano, dice: il dipinto non è bello, non ci piace, cioè ci sono delle cose che non ci aggradano. E lui risponde con questa lettera dicendo: non essendo io in Mantova quando fu trasportato a Castelluccio, non so in quel modo sia tirata la tela. Quindi è una prima dimostrazione che il dipinto veniva poi mandato a rotolotto e tirato sul telaio nella chiesa stessa dove doveva essere quello tanto. E il modo di tirare la tela chiaramente variava da... era il pittore, cioè bisogna essere molto attenti affinché non fosse troppo teso, lo rilasciato, eccetera. Lui dice: poi sarà mancante del chiaro d'ova che si costuma a qualunque quadro prima di porlo sull'uovo, cioè sarà mancante del bianco d'uovo che si costuma a qualsiasi quadro. Ora, anche a Castelluccio quindi avrebbero dovuto dare questo bianco d'uovo, e secondo Felice Campi il cattivo risultato del suo dipinto era perché a Castelluccio non gli avevano dato il bianco d'uovo. L'ultima immagine è questa, è un testo
ci ricorda questa cosa, che dipingendo egli, cioè Cinaroli, pertanto con molto colore, con somma armonia, intelligenza di lumi ed ombre, non ebbe bisogno di dar risalto ai suoi quadri, di ricorrere al miserabile ripiego delle vernici. Dico miserabile ripiego perché queste fanno un dolce incanto agli occhi di chi riceve a compiere il quadro, ma in breve tempo l'incanto si dilegua e resta la pittura, o rosa o ingiallita, con sensibile dispiacere di chi è stato di si dolce pasta di gettare il suo denaro per avere nulla che valga. Purtroppo abbiamo avuto l'esempio di pittori che hanno dipinto più con la vernice che con colori, cioè quindi il primo attacco è quello. Cinaroli non usava la vernice sui propri quadri, cioè le vernici olio resinose sui propri quadri, come fanno altri, perché questo dava un bellissimo effetto subito, però poi le vernici si alteravano di tono e il quadro diventava giallastro, rosato, eccetera. Giambettino usava con più tal'opera la sola chiara d'uovo battuta per far tornare fuori chiari gli scuri prosciugati dalla tela e renderli il lustro che avea, sicché gli uni e gli altri apparisce vivaci e profondi come furono dipinti alla prima. Quindi Giambettino Cinaroli, secondo Poldo Bevilacqua, non metteva le vernici olio resinose, non metteva l'albume. Ora, l'albume qui sicuramente è stato dato non da Cinaroli, che era già morto, ma ovviamente dai committenti di Gottolengo che avevano trattato l'opera prima di metterla sull'altare. Però facendo questo intervento avevano in realtà intercettato uno degli interessi, che è quello del pittore, cioè di non finire il dipinto con la vernice, ma di finirlo con l'albume. Vi ringrazio. Allora, intanto che Adrian cerca disperatamente di trovare l'immagine completa della tela, ecco, permettete che aggiunga anch'io un mio apporto. Ecco, dopo l'aspetto storico di Matteo e l'aspetto tecnico di Vincenzo, ecco, permettete l'aspetto simbolico. Devo innanzitutto sfatare una tradizione popolare, no? Che chiama questo dipinto la Madonna Immacolata, una Madonna assunta. Evidentemente è una interpretazione scorretta, bella, carina, interessante, ma scorretta. Allora, il tema di quest'opera è la cattedra di San Pietro. Un capolavoro che cattura l'essenza della vita e della missione di San Pietro. Ecco, qualcuno si sarà accorto che ho tra le mani un numero del Redone, è il numero dell'anno scorso, dell'ultimo, in occasione del Natale. Abbiamo potuto così seguire un articolo dal titolo Rinnovarci e ricollocarci, a cura di Delia Milzani. Ecco, prendo spunto da questa sua ricerca per sottolineare questa preziosità di stile, una fusione tra realismo e simbolismo. Ecco, vediamo quindi al centro di quest'opera San Pietro in cattedra, seduto sul gradino più alto, con la mano destra che regge le due chiavi, quella d'oro e quella d'argento,
è un primo importante simbolismo, no? Il potere pontificare che fin dal primo Papa Pietro la Chiesa riconosce di essere depositaria. Per quanto riguarda l'espressione temporale e l'espressione anche spirituale. E quel termine cattedra rimanda evidentemente a una collocazione di grande importanza riguardo a tutti coloro che guardano. È il maestro, no? È colui che deve proporre, perché sa di proporre una verità grande. Ed è, lo sapete, anche il nome di quella collocazione che dà l'espressione bella della cattedrale. Ogni sede vescovile, ecco, ha come riferimento la cattedrale, cioè il Duomo che contiene la cattedra da cui il vescovo si sente maestro e quindi pastore. Quindi questo riferimento, ecco, sta proprio a sottolineare l'importanza assoluta di questo magistero che Pietro impersonifica, ma che è evidentemente diffuso in tutta la Chiesa attraverso i vescovi che in comunione con lui sono legittimi pastori. Interessante lo sguardo di Pietro verso l'alto, a dimostrazione che il suo magistero deve assolutamente prendere sempre spunto da una adorazione, da una contemplazione, cioè da una preghiera intensa in riferimento al secondo mistero principale della nostra fede. Se il primo, penso che qualcuno lo ricordi, è l'unità e la Trinità di Dio, il secondo è l'incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, lo sguardo di Pietro in questo caso è rivolto al mistero della nascita di Gesù. Il piccolo bambino è la grandiosa testimonianza dell'amore di Dio nei confronti dell'umanità di sempre. Ecco, Cristo sempre in missione attraverso la Chiesa e attraverso il magistero del Papa sta proprio a insegnare la verità e confermare nella fede. Interessante quella figura femminile ai piedi di Pietro sulla destra. È una donna che ha in mano un calice, simbolo dei sacramenti, che nella Chiesa ci permettono di comunicare con Cristo stesso. Ai piedi della fede ci sono i libri. Penso che Cignaroli abbia voluto esprimere come la fede è vera, si è basata sull'ascolto della parola di Dio. Leggiamo la lettera ai Romani: la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene per mezzo della parola di Cristo. Sulla destra vediamo un diacono che tiene la tiara, è l'antico copricapo dei papi e simboleggia con le tre corone il triplice ministero che il Papa ha come suo carisma di insegnare, santificare e governare. Ecco l'autorità della Chiesa, è un servizio che comunica a noi la grazia santificante. A sinistra un altro diacono che regge un toribolo, sapete tutti un oggetto liturgico utilizzato per esprimere la riconoscenza verso la santità di Dio che è presente. È anche un riferimento alla preghiera che sale dalla terra verso il cielo e diventa anche motivo di purificazione spirituale. Ecco, la presenza del turibolo in mano al diacono, ecco, potrebbe far riflettere sull'importanza della preghiera e della santità nella vita della Chiesa. Ecco, alle spalle di questo diacono vediamo un ministrante che regge la croce patriarcale, cosiddetta perché è caratterizzata da due traverse orizzontali, ripeto, rispetto a quella più alta verticale. La parte più in alto è minore rispetto a quella sottostante.
rivela proprio come colui che la regge questa croce patriarcale è proprio il pastore della Chiesa universale, l'Occidente e l'Oriente uniti nello stesso ministero pontificale. Interessante allora lo sguardo di Pietro che ci conduce nei confronti di questa donna che regge il bambino e schiaccia sotto i suoi piedi il serpente antico. Ecco la vittoria di Cristo sulla forza del male e del peccato. L'interpretazione è data evidentemente dal capitolo 16 dell'Apocalisse e questa donna può rimandare certamente a Maria, ma forse in maniera più legittima alla Chiesa. E la Chiesa che come tale viene continuamente santificata da Cristo per essere capace di affrontare, quindi con tutto, quindi il popolo santo, ma a nome anche di tutta l'umanità, le battaglie della vita. Tutto questo contrasto che la grazia di Dio vuole porre alle opere malefiche del nemico per eccellenza di Dio e degli uomini, che è il demonio. E con questa sua presenza iconografica, la Vergine Maria presenta la sua purezza, la santità e il trionfo della luce, ecco, sull'oscurità, che è quello che possiamo vedere in questa grande luna che sottende i piedi di Maria. Ecco, se vogliamo anche un'interpretazione storica, ecco, evidentemente questa simbologia rimanda al contrasto evidentemente che c'è fra la fede cattolica e la fede musulmana. La luna, la mezzaluna, sapete che è il riferimento classico dell'islamismo, ecco, viceversa, la bellezza di questa donna rimanda alla santità della Chiesa. La presenza di una colomba sulla testa di Maria evidentemente manifesta l'opera dello Spirito Santo che in Maria ha potuto agire liberamente nella sua fede innanzitutto, oltre che poi nel suo corpo, rendendola madre immacolata del Figlio di Dio. Leggo le ultime parole di questo testo. Con la combinazione di questi elementi, Giambettino Cignaroli sembra abbia voluto rappresentare la continuità e l'autorità della Chiesa Cattolica, simboleggiata da San Pietro in cattedra, con la presenza della Vergine Maria, che sottolinea la protezione spirituale e la vittoria sulla tentazione. Grazie. Ecco, si sono fatte le 22 minuto, se possiamo regalarci ancora qualche momento magari di conversazione, di chiarimento, comunque qualche sottolineatura che credo faccia bene al nostro spirito oltre che alla nostra mente. Il vostro silenzio, quanto mai eloquente, sottolinea la completezza degli interventi che abbiamo ascoltato e quindi voglio a nome di tutti ringraziare Matteo, Vincenzo, ringraziare anche Delia per averci dato un po' frutto della sua ricerca, unitamente a Adrian e a Davide che hanno
operato per questa presentazione, oltre che la diretta che abbiamo realizzato e che verrà conservata come documento visivo di questa serata. Quindi, oltre al ringraziamento, la soddisfazione di questo incontro, ecco, come già accennavo prima, i due momenti anche domani sera della liturgia e domenica sera invece per la elevazione spirituale con l'organo che verrà utilizzato presso la chiesa di San Girolamo domenica sera. L'altro e il terzo e ultimo evento sarà la prima domenica di ottobre, quando faremo riferimento all'altro spazio importante, la cappella della Madonna del Santo Rosario, ecco, attraverso ancora una presentazione, un'espressione artistica e poi la processione che ci vedrà, spero in tanti, uniti attorno alla meravigliosa statua settecentesca della Madonna del Santo Rosario, per poi porci ormai verso la settimana di inaugurazione della nostra parrocchiale. Vedete che stiamo ultimando con le finiture che hanno riguardato in questo mese la collocazione del coro restaurato e prossimamente verrà levigato il pavimento, ricollocati i banchi restaurati, le stazioni della Via Crucis, le lampade e i bracciali che orneranno il perimetro della nostra chiesa. E poi ce l'avremo fatta. Ecco, voi giustamente sorridete soddisfatti, però c'è anche l'altra parte che ci impegnerà ancora per parecchio tempo. Ma come è classico per chi crede, quando il Signore costruisce la casa, gli operai non lavorano invano. E quindi il progetto è stato realizzato e sarà felicemente compiuto. Grazie ancora a tutti e buonanotte.